Eccoci. Buongiorno, grazie per l'invito, grazie per aver pensato a noi come rappresentanti del mondo della produzione. Cercherò di essere breve e cercherò anche di trattare dal punto di vista della nostra azienda, della nostra categoria, il tema che non c'è oggi, quindi sulla sicurezza alimentare e sugli sprechi. Innanzitutto qualche parola sulla nostra azienda, su chi siamo. Il gruppo San Pellegrino è un'azienda leader nel mercato delle acque minerali, delle bevande non alcoliche in Italia, e siamo leader nei mercati internazionali nel mondo dell'alta ristorazione. Produciamo circa 3 miliardi di bottiglie di bevande e un terzo del nostro business oggi è sui mercati internazionali. Questo ci dà una grande mano per continuare a crescere e sostenere un mercato invece domestico che non va altrettanto bene. Abbiamo vari marchi. I marchi internazionali sono San Pellegrino e Acqua Panna, poi abbiamo marchi nazionali tipo Levissima e Acqua Vera, e poi siamo anche altre categorie merceologiche tipo le bibite, sempre col marchio San Pellegrino, negli aperitivi con San Viter e nel tè freddo con il bel tè. Ma io vorrei innanzitutto dire cos'è l'acqua minerale, per entrare un po' nel tema della categoria e poi come approccio alla categoria i temi in oggetto oggi. L'acqua minerale, proprio come dicitura, è acqua minerale naturale ed è un prodotto che non è H2O, non è acqua solo, ma è un'acqua arricchita di minerali, in quanto per essere acqua minerale naturale deve essere captata in territori incontaminati, deve avere caratteristiche costanti nel tempo ed essere arricchita appunto di questi minerali che ne danno la propria caratteristica. Il termine naturale, molti pensano ma è naturale perché è senza gas, no, naturale perché è il territorio che ci dona questo tipo di prodotto. Le caratteristiche appunto dell'acqua minerale sono una particolarità dell'Italia. L'Italia è il paese con più alto consumo di acqua minerale, ma è anche il paese più ricco dal punto di vista di territorio, dal punto di vista geologico di questo prodotto, in quanto abbiamo tantissime sorgenti, abbiamo tantissimi sorgenti con caratteristiche differenti dipendendo dal territorio d'origine, quindi dalla zona dolomitica con acque più leggere, dalle nostre Alpi, per arrivare poi al sud Italia dove ci sono acque vulcaniche quindi più ricche di minerali. E la tradizione italiana è quella appunto della tradizione termale, la tradizione dei vecchi romani di esaltazione del beneficio di una corretta idratazione, ma anche dell'utilizzo dell'acqua per altri usi. L'acqua minerale, le aziende private che imbottigliano acqua minerale hanno delle concessioni minerarie, ma l'acqua minerale per essere appunto autorizzata alla commercializzazione deve superare delle classificazioni che vengono gestite dal Ministero della Salute e sono espresse in etichetta. L'etichetta dell'acqua minerale è gestita e autorizzata dal Ministero della Salute proprio perché all'interno dell'etichetta ci sono indicazioni specifiche sulla mineralizzazione, sui controlli e così via. Cosa facciamo nel nostro settore? Come interpretiamo tutto l'argomento della sicurezza alimentare? Noi abbiamo una caratteristica particolare, quella degli essere legati al territorio. L'acqua minerale viene dal territorio e di conseguenza noi ci dobbiamo prendere cura del territorio. La visione, la missione della nostra azienda, come tutte le aziende private, chiaramente abbiamo dei risultati e degli obiettivi economici, ma la visione del nostro gruppo, del gruppo San Pellegrino, è quella di garantire all'acqua un futuro di qualità. Se non ci prendiamo cura del territorio di origine delle nostre sorgenti, noi non avremo futuro. E quindi il bello del nostro settore è quello di lavorare a stretto contatto con le istituzioni territoriali per studiare gli acquiferi. Gli acquiferi sono le zone dove penetra l'acqua. Per studiare le vene sotterranee dove l'acqua poi si arricchisce di questi minerali e per poi proteggere le nostre sorgenti. Quindi tutta la cura del territorio è indispensabile per garantire un futuro al nostro business. Tenete presente che si è parlato di settori dove c'è l'esigenza di portare anche prodotti dall'estero, la fortuna appunto di avere 300 aziende di acqua minerale in Italia e di avere tante marche con caratteristiche differenti porta a un consumo italiano di solo acque minerali. E l'acqua minerale italiana continuerà a essere prodotta in Italia perché è legata al territorio. Ogni sorgente ha un'unica
la sorgente è legata, il nome della sorgente è legato a quella sorgente, a quel territorio, quindi noi come San Pellegrino saremo sempre a Bergamo, saremo sempre in Alta Valbrembana, perché la caratteristica del San Pellegrino è data, il DNA del San Pellegrino è dato proprio da quel territorio. E quindi poi abbiamo la possibilità di esportare. Noi come San Pellegrino siamo fra le aziende italiane, insieme all'azienda che ci ospita, oggi Italy è uno dei grandi ambasciatori della cultura alimentare in Italia, però abbiamo la possibilità, io viaggio tantissimo in giro per il mondo, mi rendo conto quanto il mondo, i consumatori internazionali stanno guardando l'Italia come un paese dove la cultura del cibo è espressa ad altissimi livelli, quindi abbiamo la possibilità di esportare i nostri prodotti in tante tavole internazionali, questo ci onora. Allora, qual è l'impegno? L'impegno è quello che vi ho detto di innanzitutto prenderci cura del territorio, perché il territorio dà le caratteristiche dell'acqua. Però nel momento in cui l'acqua sgorga alla sorgente o viene captata da risorse idriche sotterranee, l'acqua ci dobbiamo prendere cura di questo prodotto, perché il prodotto acqua è il classico prodotto, adesso si utilizza molto il concetto del bio. Noi non siamo classificati bio, perché per legge l'acqua è per forza un prodotto bio, un prodotto naturale, non può essere toccato, noi non possiamo fare nulla sull'acqua, l'acqua deve essere protetta per come la natura ce la dà, l'unica possibilità è dell'aggiunta dell'anidride carbonica per il formato appunto gasato. Quindi noi abbiamo già un prodotto che la natura ci dà, perfetto, puro, ma dobbiamo garantire al consumatore la possibilità di consumarlo altrettanto puro al momento di consumo, che al momento è a casa, al ristorante o in ufficio e così via. Quindi abbiamo bisogno di avere delle tecnologie di trasformazione di alto livello che ne garantiscano la purezza, per poi imbottigliarlo su un imballo altrettanto puro e sterile, per poi darlo al consumatore. Tutto il mondo della filiera distributiva è un mondo molto, molto complesso, quindi noi abbiamo obbligo di legge di fare tantissime analisi. Mediamente uno stabilimento piccolo, quindi io vi consiglio uno stabilimento piccolo con due linee produttive, per legge dalle sorgenti all'imbottigliamento, poi al controllo dei campioni di prodotti sul mercato, dobbiamo fare 1000 analisi. Però fortunatamente nel nostro settore, come credo in altri settori, ci sono degli autocontrolli, quindi le analisi arrivano circa 5.000, ma parlo di uno stabilimento piccolo. È molto importante prendersi cura del controllo del prodotto in tutti i momenti della filiera distributiva. L'imballo è un elemento indispensabile, perché se non ci fosse una bottiglia confezionata, ben tappata, ben stoccata, questa caratteristica originale non potrebbe essere garantita al consumatore. Quindi l'impegno nostro è di utilizzare i balli che ne garantiscano la qualità, ma poi al tempo stesso prenderci cura degli imballi. Oggi il tema dell'acqua minerale è giustamente anche un po' messo sotto pressione, perché per portare questo prodotto fantastico al consumatore dobbiamo utilizzare degli imballi, ma gli imballi vuol dire energia, vuol dire sprechi, vuol dire tante altre cose. E quindi la nostra cultura, al di là di utilizzare il vetro dove è possibile, ma soprattutto nel canale della risoluzione, utilizziamo un imballo che è il PET. Il PET è una plastica fantastica perché è riciclabile, perché garantisce la qualità del prodotto, però dobbiamo iniziare, e questo in cui siamo molto coinvolti, a educare il consumatore tramite i distributori nella raccolta differenziata, perché quel PET può essere riutilizzato. Oggi c'è una legge in Italia che finalmente ci autorizza anche a riutilizzarlo per l'uso alimentare, con un limite del 50%, ma se non viene utilizzato nell'uso alimentare, comunque è fortemente richiesto per il mercato tessile e per tanti altri settori, quindi incentivare la raccolta differenziata. Poi bisogna essere sostenibili in tutti i sistemi di distribuzione. Noi che esportiamo tanta acqua in giro per il mondo, utilizziamo esclusivamente in Europa il treno e per l'estero chiaramente le navi, ma in Italia noi siamo il primo cliente del Trenitalia. Quindi c'è un grande impegno sulle attività che noi facciamo, ma di nostro controllo, ma questo non è sufficiente. Ascoltando le presentazioni precedenti, avendo parlato anche con altri colleghi, ed essendo coinvolto in tavoli di lavoro, soprattutto con il mondo della distribuzione, oggi per garantire la sicurezza alimentare un'azienda di produzione come la nostra non può pensare di essere eccellente esclusivamente nelle attività che sono sotto controllo, che abbiamo noi come controllo. Dobbiamo lavorare
molto meglio con la filiera, dalle materie prime. Nel nostro caso, quando si parla di acquaminare, è semplice perché c'è il territorio sul quale noi operiamo, ma poi noi abbiamo le vivite, quindi compriamo tanto frutti, tante altre cose. Per poi lavorare con i fornitori delle materie prime, ma soprattutto con i distributori, con tutte le strutture logistiche e poi anche con il consumatore. In quanto ad oggi un'azienda, per sentirsi tranquilla, molto spesso lavora con delle certificazioni. Noi abbiamo i fornitori che sono certificati, abbiamo il controllo sulle materie prime quando entrano in casa, lavoriamo con la distribuzione per certificare e controllare lo stoccaggio, ma credo che non sia sufficiente. Quello che sia indispensabile oggi è quello di iniziare a lavorare in maniera più strutturata per andarci a prendere cura anche di come viene prodotta la materia prima, soprattutto quando si parla poi di prodotti tipo prodotti vegetali ed altre cose. Come dobbiamo lavorare più a stretto contatto, che facciamo già con il mondo della distribuzione. Nel mondo della distribuzione esiste un'associazione che si chiama Indico del CR, dove la distribuzione e la produzione siamo seduti assieme. Qui c'è il presidente di Federdistribuzione che è seduto con noi in questo tavolo. Oggi in quel mondo lì stiamo lavorando maggiormente sulla lotta agli sprechi e ai costi, dovremmo lavorare più forse anche sulla sicurezza alimentare per poi arrivare ad educare il consumatore, perché è stato detto che un prodotto può essere bello, sano, ma poi se non viene stoccato e consumato in maniera corretta, probabilmente tutto lo sforzo a monte viene vanificato. Ci sono tanti altri progetti, noi siamo presenti anche all'interno di BC, BC è l'Associazione dei Produttori di Beni a Largo Consumo, abbiamo fatto un progetto con il Ministero dello Sviluppo Economico per delle best practices di sostenibilità, e quindi ci sono tante cose sulle quali possiamo lavorare. Io adesso non voglio dilungarmi perché so che i tempi sono corti. Ci sono poi tante altre iniziative che noi portiamo avanti. Parlando adesso qui davanti a me ho il rappresentante di Banco Alimentare, il dottor Giussani, col quale noi abbiamo ottimi rapporti, in quanto, malgrado un'azienda come la nostra, che lavora in un settore molto competitivo, cerca di lavorare con il minor spreco possibile, quindi di riuscire a portare il 100% del prodotto al consumatore, poi nella filiera qualcosa succede, che c'è un eccesso di produzione oppure prodotto non perfetto ma commerciabile, e con il Banco Alimentare noi abbiamo un'ottima relazione. Credo che l'anno scorso come gruppo abbiamo donato merce per un valore di 2 milioni di euro, e di questo siamo fortemente contenti e motivati a continuare in questo modo. Quindi c'è tanto da fare, il mio stimolo, ripeto, è quello di non essere più focalizzati esclusivamente alle nostre aree di competenza, ma alla filiera, di vedere come possiamo aiutare i produttori delle materie prime a migliorare le loro competenze, a capire meglio come trasformiamo il prodotto, a lavorare meglio con la distribuzione per garantire la qualità e nello stoccaggio dei nostri prodotti, con gli operatori logistici. La logistica è un anello molto debole, molto spesso si trasportano i prodotti in camion che hanno già trasportato altre merci che non sono compatibili. Quindi la certificazione dei trasporti è indispensabile. Molto spesso ci sono dei prodotti che internamente sono perfetti, ma il consumatore sente degli odori che non dovrebbe sentire, perché c'è stata una contaminazione esterna degli imballi, e questo è un problema che dobbiamo superare per arrivare all'educazione del consumatore. Quindi il feedback che noi riceviamo dalle associazioni del consumatore è importante. Nel nostro settore, noi l'anno scorso abbiamo organizzato un evento, un incontro in una delle nostre sorgenti ad Acquapanna, proprio con delle associazioni consumatori, probabilmente qualcuno di voi era presente, per spiegare cos'è l'acqua minerale. In Italia magari beviamo tanta acqua minerale, molto spesso non si sa cos'è e come viene bottigliata. Quindi io concludo dicendo che un'azienda come la nostra sicuramente non avrà futuro se non sarà in grado di dialogare e di soddisfare i clienti, i consumatori, e sicuramente non avremo un futuro se non saremo sostenibili da un punto di vista ambientale. Grazie.